numero 52, mi ricordo quando venni qui. Ma non ce l'hai con le ragazze o con gli amici? Ma sono venuto un paio di volte, non di più. Una volta con la ragazza e poi una volta con una macchina piena zeppa di amici, anche perché mica tutti c'erano una macchina, era oggetto raro, eh. Io ce l'avevo perché già lavoravo, ma tutti i miei compagni di università non ce l'avevano, per esempio. E quindi venivamo tutti insieme. Poi si gira qua a destra, da sì. Questa parte, sì. Ecco. Chilometro della via Cristoforo Colombo sta sorgendo a Roma il primo drive-in italiano. Un cinema all'aperto per automobilisti, una specie di cineparcheggio per 700 vetture. Nella platea profonda 200 metri le macchine trovano posto in modo da consentire ai passeggeri di tutte, da qualsiasi punto, una nitida visione dello schermo. Questo è gigantesco, piazzato lassù sulla base di 8 cavalletti di cemento, misura 38 metri di larghezza per 21 di altezza. Laggiù in fondo sembra sproporzionatamente piccola la cabina di proiezione, con impianti di grande purezza visiva. Le macchine prendono posto a fianco di una piccola colonnina. Da essa prelevano l'altoparlante. A scelta, premendo appositi interruttori, si può ascoltare la colonna sonora nella lingua originale o in italiano. La colonnina fornirà d'inverno pure il riscaldamento. Gli scooteristi non protestino, c'è un settore anche per loro. Hai portato qui perché ami i simboli tu. No, guarda, non è per cattiveria. È che io ho visto un cinegiornale che raccontava dell'inaugurazione di questo drive-in, no? E c'era un senso di come dire, di orgoglio di fare il cinema, di lanciarsi nel grande business. Questo era chiamato il drive-in più grande d'Europa. Eh sì, sembrava una cosa avveniristica, di grande futuro. Il discorso che volevo fare è che vorrei partire da Che Guevara, stranamente. Certo. Allora, perché sempre negli anni 50 Che Guevara fa questo suo famoso viaggio in motocicletta per il Sud America, con suo amico Alberto Granada. Ah. E a un certo punto, dopo aver viaggiato mezzo Sud America, arriva a Iquitos, che è questo paesino veramente sperduto in mezzo al Rio della Mazza, eccetera, eccetera. E dopo tanta fatica decidono di andare al cinema. Vanno al cinema e a Iquitos, nel 2 giugno 1952, fanno Stromboli di Rossellini. Poi, un mese dopo, arrivano a Bogotà e anche lì, per passare una serata un po' più tranquilla, decidono di andare al cinema e vanno a vedere Cristo Proibito di Curzio Malaparte. Allora, nel 52 il cinema italiano, insomma, sembrava che fosse il mondo. E non due film capolavoro, non era Ladro di Biciclette, non era Roma Città Aperta. Sì, due film mediocri. Sì. Senti, ma infatti in quell'epoca lì, appunto l'epoca poi dell'inaugurazione di questo posto, il cinema italiano era uno dei più forti del mondo. Ecco, sì, vabbè, c'era quello americano che è stato sempre il più grosso, diciamo, ma come cinema grande era proprio il cinema italiano. E quindi era amato e conosciuto in tutto il mondo, così come quello americano oggi. Questa del 73-74, su tutti i film che proiettavano qua. Il Borgherò. Ma hai portato qui questa specie di... Un po' cimiteriale. Sì, però nei cimiteri, specie in quelli militari, no? Ci si interroga sulle responsabilità. Cioè, perché tante croci? quindi le responsabilità ci sono, Il Dio sotto la pelle è in italiano, credo. Sì, il titolo lo direbbe, non mi ricordo di chi era. La terra sentisse di rosso, operazione Crosby, sette giorni di terrore, morti vergini, Shaft. Bomba Kansas anche all'aria italiana. Sì.
tanti produttori sono scomparsi. A Natale io ricevo cassette di vini da produttori che hanno cambiato mestiere, che fanno i produttori di vini, che si sono arricchiti col cinema, ma che non, hanno investito... e che non pensano minimamente di continuare a investire nel cinema. Quindi responsabilità dei produttori, responsabilità della critica, giornali come Il Manifesto, che in un articolo di celebrazione del centenario sosteneva che il cinema inventato dai Lumiere è diventato grande grazie all'industria americana. Ma questi sono dei falsi storici, che non è vero. Il cinema in Italia è diventato grande in Europa, è diventato grande col cinema tedesco degli anni 20, è diventato grande col cinema populista francese, è diventato grande col cinema neorealista italiano. E quindi, vedi, quando un giornalista italiano ha questo sentimento, certo non aiuta il cinema, non solo del suo paese, il cinema proprio in generale. Tu nel 74 che film hai fatto? Credo Brutti, Sporchi e Cattivi, credo. Che sicuramente l'hanno fatto bene. Non credo. No? Responsabilità degli autori anche nostra, perché ecco, ci siamo sempre guardati in un panorama che somiglia a questo dell'Italia. Questo non è solo simbolo del cinema, ma anche un po' dell'Italia, e forse ci siamo disaffezionati. Perché un ragazzino di Avellino si sente più rappresentato da un film americano che da un film nostro? Forse perché il cinema americano, almeno quello migliore, è sempre dentro qualcosa, è sempre dentro la gente. Ecco perché poi viene amato in Giappone, in Italia, dovunque. Più che dentro l'autore che lo fa, è dentro la gente che lo vede. Sai perché non chiuso il drive-in? Se mi ha raccontato l'ultimo proiezionista che stava qui. Proprietario il film della cabina, circa 50 metri, una distanza enorme, c'è bisogno di macchine speciali con delle lampade speciali. Queste lampade le fabbricavano solo in America. A un certo punto, durante una proiezione, queste lampade sono fulminate. Hanno sospeso la proiezione e sono andati in cerca di una lampada che potesse sostituirla. Le lampade non erano più in produzione, hanno cercato di farsi arrivare dall'America e invece niente, queste lampade non sono mai arrivate. E quindi hanno fatto così, tutto chiuso, abbandonato. E questo produzionista continuava a sperare, ha sperato per mesi che arrivasse questo pacchetto dall'America con dentro la sua lampadina. E invece non è mai arrivato. Se da questo ammasso sinistro di passato nasce qualche suggerimento per il futuro, che sei tu in questo caso. Sì, sai che c'è una grande... Io ho il privilegio di appartenere dal passato. io ho scoperto che però quelli della... adesso devo usare il termine generazione, insomma... quelli che hanno fatto il cinema... Vabbè, due volte puoi usare. Ecco, negli anni 50-60 soprattutto, insomma, si sono divertiti e hanno fatto tanto cinema soprattutto. Cioè, tu hai scritto 60 sceneggiature. Sì. Credo prima, che nessuno di noi riuscirà mai a scrivere 60 sceneggiature. O fare 30 film. C'era un altro orgoglio, un'altra... era nell'aria, si faceva il cinema. Adesso si fanno altre cose, fa la moda, forse la musica... c'è molto calcio, forse più di allora. Sì, era importante il cinema, cioè si sentiva di partecipare a una cosa importante a qualunque livello, anche se poi facevi dei film fessi, perché appunto 60 sceneggiature, ma di qui 30-40 non è che ho buon ricordo, però c'era l'orgoglio, c'era, come hai detto tu, ma c'era anche la gioia di star dentro. C'era l'ammirazione, io ricordo che quando ho cominciato io vivevo di ammirazione. Io ammiravo, ma non soltanto De Sica e Rossellini, grazie, ma io
ammiravo Monicelli, Steno, ammiravo Metz e Scarpelli, Agge e Marchesi, cioè erano per me, quando cominciavo, dico, ecco, vorrei somigliare a loro. E forse oggi questo non c'è questa voglia dei giovani di somigliare a noi, il che è anche un buon segno, perché è un segno di maggiore indipendenza, di maggiore autonomia, di maggiore originalità. No, è chiaro che uno adesso ammira Kieslowski o Oliver Stone o Scorsese. Ecco, stranieri. Poi soprattutto un modello irraggiungibile, e questo è il problema, perché un Oliver Stone o un Quentin Tarantino vengono fuori da un ambiente e da una struttura che permette anche lo sperimentalismo, anche di fare film sbagliati, film costosi, film... Sì, certo, ma anche io ammiravo Hathaway, ammiravo William Wellman, dei registi certo, forse del tutto dimenticati, però amavo e volevo diventare uno dei registi o degli sceneggiatori che stavano lavorando vicino a me, perché rappresentavano un'Italia che mi piaceva vedere rappresentata così, e pensavo, speravo, dico, ecco, spero anche io di arrivare a rappresentare l'Italia così. Certo, non è che non ammirassi Billy Wilder, ma non c'entrava con me, come dire, era come uno scrittore, come uno che facesse un altro mestiere, ma il mio mestiere era rappresentato da Monicelli, capito? Non perché lo vedevo tutti i giorni, perché lavoravo, sceneggiavo per lui, lo vedevo, lo conoscevo. Ecco, questo io credo sia una conseguenza questo. Sì, però appunto tu hai lavorato in un periodo in cui il cinema italiano faceva film come La Dolce Vita, Il Gatto Pardo, vuol dire, c'erano film che si potevano veramente ammirare. Oggi credo che un film che si può ammirare, o un tipo di cinema che si può ammirare, è quello per esempio di Amelio, quando fa L'America, per esempio, che è un film assolutamente anomalo per il nostro cinema italiano. Però allo stesso tempo sì, vorresti lavorare con lui, ma sai che non puoi fare il suo cinema, no? Che è un prototipo, è irraggiungibile, è unico a meglio, come è unico Moretti, come è unico Martone, cioè non fanno, cioè non si può, sì, come dire, lavorare insieme. Sai, tu dici prototipi adesso, ma il cinema è sempre stato una industria di prototipi, non credo che ci sono state delle serie, un cinema seriale, sì, forse... Beh, sai, tutti i Totò, tutti... Vuol dire anche... Anche i Pepli, i western italiani... Ecco, ma tolti quelli, poi erano prototipi, la commedia italiana così è un coperchio che ha coperto di tutto, dalla farsa a Fellini, da Pasolini a Steno, quindi era troppo generica come definizione, però era fatta di prototipi anche la commedia italiana. No, mi direi anche l'ammirazione, la voglia di appartenere nasce nelle stagioni floride, certo. Questa qui è più difficile, però credo che qualche segno di ottimismo dovremmo cercarlo, anche se l'ambiente non lo suggerisce. L'aforisma sull'ottimismo e pessimismo: l'ottimista è quello che crede che viviamo nel migliore mondo possibile, il pessimista è quello che teme che sia vero. E quindi credo che, sai, essere pessimisti poi non è che serva a granché. Ma io poi avrei un consiglio per te, cioè? Fai film bellissimi, indimenticabili. Dovete veramente fare film bellissimi, indimenticabili.